Good evening and welcome ahead of what should be a pulsating night of football. Spettacolo. Che bella cosa, ragazzi. Io sto scegliendo ancora la squadra per FIFA 19 per quanto riguarda la carriera allenatore, perché ovviamente stiamo ancora finendo quella su FIFA 18 e sono concentrato, la testa è tutta su quella. A proposito, vi ricordo che domani uscirà un nuovo episodio, fatemi sapere nei commenti un vostro desiderio. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale con enfasi non indifferente, perché oggi finalmente siamo sulla demo di FIFA 19. Bravo. Che c'è? Sto registrando. Sì, ma non mi pare che sia la carriera. Sì, che cosa c'entra che non è la carriera adesso? Esce domani la carriera. No, la finiamo la carriera, stai tranquillo. Vario un posso variare? Oh. Ok, sei un grande. Grazie. Dicevamo, siamo tornati oggi su questo nuovo video, non lo dicevo dall'anticristo, sono emozionato, perdonatemi, parlo piano, perché vi dico, cioè la demo è uscita oggi pomeriggio, e allora io da bravo ragazzo ho detto, vabbè dai, scarichiamo la demo di FIFA 19 e giochiamo. Peccato che dalle 4 alle 8 la demo non si è scaricata, perché aprivo il PlayStation Network, c'era pure Tuzia qua pelata col cerchietto e il mollettone a provare a scaricare la demo, e quindi si bannava tutto, crashava tutto. Ora la demo è stata scaricata, sono le... cioè, ecco. Mezzanotte e un quarto, quindi io devo parlare magari piano perché la gente dorme e registrare il tutto. Allora io adesso apro la demo di FIFA 19, è un qualcosa di spettacolare, a me già questo mix di colori mi fa impazzire. È un video peraltro che non ho mai fatto, cioè una tipologia di video che non ho mai fatto, proviamo insieme la demo di FIFA 19, sembra quasi un titolo da live. Ho pensato, volevo fare live stasera se avesse scaricato in tempi umani magari il gioco. A few moments later. Ok, noto con piacere, mentre finalmente siamo nel menu principale, che rispetto all'anno scorso non è velocizzato per niente il caricamento, ci metteva le ore e continua a metterci le ore. Ci sono un sacco di nuove funzioni a parte tutto, e io le vado subito a provare, lo sapete, la Champions League non devo spiegarvelo io, quindi vorrei fare una partita subito con la Roma, che è diventata partner di FIFA e all'interno di questa demo per la prima volta nella storia. Oh, io volevo anche la terza maglia nella demo, però, Andiamo al volo a sistemare le impostazioni del gioco. Ovviamente giochiamo a leggenda. Che poi lo sapete che io ogni volta che esce una nuova demo, come penso tutti, mi ci chiudo, comincio a giocare soltanto a quella. Poi però il problema è che quando torno a fare la carriera su FIFA 18 non ci capisco più assolutamente nulla. Comunque adesso concentriamoci, giusto perché devo capire com'è il gioco. Questa è la prima volta che lo provo, lo volevo provare insieme a voi, quindi non so se sentirete una telecronaca. Good evening and welcome ahead of what should be a pulsating night of football. Spettacolo. Che bella cosa, ragazzi. Per me Derek Ray può pure morir gonfio, cioè sinceramente adesso vorrei sentire lo stadio. Vi stavo dicendo, non mi ricordo che cosa vi stavo dicendo, però vabbè, che è la prima volta che lo provo. Ecco che quindi sentirete meno telecronaca magari rispetto al solito. Io non ho capito se questo pallone qui sarà veramente il pallone della Champions quest'anno o semplicemente è utilizzato per FIFA. Quindi se lo sapete fatemelo sapere. Mazza, che italiano, vede. Diciamo che il 7 della Juve promette bene, un giovane interessante. Ah, l'inno. Io sono contento perché così quando farò la carriera non dovrò più mettere l'inno in fase di montaggio, che c'è ancora gente che tra di voi non ha capito che l'inno lo inserisco io, cioè fino a FIFA 18 almeno. Qui c'è anche una panoramica niente male, tra l'altro. Bello, bello. Under l'hanno fatto più brutto dell'anno scorso. Beh, giustamente più realistico. Allora, dovete capire un po' di cose. Vediamo subito il tipo di gioco. Mi sembra molto fluido. Obiettivamente, la finta la fa molto più realistica. Lo spostamento di pallone è molto più bella. La palla per calo. Sale De Rossi. Buono il pallone per Pastore. Sinistro. Bello però. Bella sta cosa che il tiro resta raso terra anche se calci forte. Occhio al cross. Bene, Pazio. Bello il Sha. Come siamo usciti. Rounder di là. Ah, fino fuori gioco, no, forse è stato bravo e si è tenuto in linea. Si è tenuto in linea, bravo Cengiz. Tienila. Questo è bravo pure Alessandro, qui è stato perfetto. Forse no, deve tornare Pellegrini. Attenzione, siamo scoperti centralmente. Sì, no, no. Va bene, ci sta. Allora, io più che altro sto un po' giochicchiando in questi primi minuti. C'è Ronaldo già in 3 secondi di un mio video ha segnato più
che nella realtà. Fantastica questa cosa. Però al di là di questo, sto un po' capendo come è il gioco. Non mi sembra troppo diverso, almeno in questa demo, rispetto agli altri anni. Cioè, ricordo gli altri anni, iniziavo a giocare a una demo, la soffrivo particolarmente. Guarda come ci stringono dietro, però, oh. Mamma mia. Mamma mia. 2-0. E allora qui bisogna cominciare a giocare. Benissimo. De Rossi, da Cristante, dai che è un'altra Roma. Qui perde però il pallone, ma lo recupera subito la formazione giallorossa. Ancora De Rossi, in verticale, Kluivert la controlla, la gira per Pastore, poi c'è Kluivert ancora che si inserisce. Bella azione, palla buona. E poi calcio d'angolo. Fammi il movimento però, Edin. C'è il movimento da parte di Pastore, servito al limite. Pastore vuole calciare a giro. Bella questa. Finisce qui. Direi che qui ce l'hanno incartata parecchio, però io sono molto competitivo, non accetto la sconfitta e quindi mi voglio rifare. La rifarei anche con la Roma una seconda partita, però in realtà vorrei divertirmi un po' e capire meglio il gioco, quindi cambiamo totalmente squadre. Bellissimo, io non volevo spoilerarvi, però Neymar subito, Paris Saint-Germain Bayern Monaco, seconda partita, questa mi sa che ci divertiamo un po' di più. Eccolo qui, Oney, in porta Buffon. L'anno scorso una demo ho cominciato a divertirmi col Paris Saint Germain. Questa, ragazzi, la gioco più in velocità. Guarda come sono subito scoperti. Palla verso Mbappé, che può andare in aria. Mbappé, la me. Più brutto così, oh. Perché ha fatto sto cross? Ecco, ho capito. I cross non sono quelli di FIFA 18. Non volevo metterla così. C'era Cavani al centro. Parte Dani Alves. Palla sul fondo. E l'ha presa Kurzawa. Il nostro Louis Kurzawa. Allora, ho notato una cosa. Quando cerchiamo di pressare, cioè quando una squadra pressa l'altra, l'altra la soffre particolarmente questa cosa. Cioè l'assedio funziona molto di più rispetto agli altri anni. Intanto Mbappé, veramente sul fuoco. Loro si addormentano e noi ce la riprendiamo subito. Che palla di Cavani, che palla di Cavani alla Totti verso Mbappé, che questa volta va da solo verso la porta. Resiste fino in fondo Mbappé. L'ha presa Neuer. Tra l'altro parata alla Neuer. Neymar, giochi di prestigio. Non si butta. Poi se la riprende, destro respinto, palla sotto porta verso Mbappé anticipato. Ragazzi, li stiamo assediando, come facciamo a segnare? Ditemelo. Come si segna su questo gioco? Paris che vuole uscire, c'è una pratica per Mbappé. Questa volta ci abbiamo messo un quarto d'ora a dargliela, ma la palla arriva lo stesso. Mbappé sterza, dall'altra parte c'è Neymar. Palla che in qualche modo arriva, Neymar! Neuer! Buffon. Primo pallone toccato per... No, 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 boom! GG, ho capito che con i piedi tu non sei mai stato un fenomeno. Ho capito che FIFA rende i giochi più realistici, però anche meno. Mbappé, cioè una pratica per Neymar a sinistra. Bella palla di Mbappé, proprio tagliente nella difesa avversaria. Neymar l'ha preso pure questa. Neuer, Ribéry cerca spazio per il cross. Ci stiamo un po' fermando. Lo sapevo. Questo è il primo tiro in porta, praticamente, a parte la papera di Buffon nel primo tempo. Prendiamo gol. Adesso è un altro Bayern dopo il gol. Comunque hanno preso chiaramente fiducia. Paris che non vede praticamente più un pallone. Buffon. Riparte Neymar. Meno tempo per i giochi di prestigio, ma ci sarebbe al centro Verratti. La porta Neymar che vede proprio Verratti. Enzo a tiro, può calciare col destro. Vabbè, però che mozzarella. Che mozzarella, spegne tutti gli entusiasmi. Poi ancora Rabiot al limite, la lascia fuori. Poi inserimento di Verratti che va in porta. Neanche a pagarlo proprio. Ancora Rabiot nello spazio. Il servizio è per Neymar, si fa male Mbappé per dare questo pallone, però lo manda in porta. Neymar. L'ha presa Neuer, la palla rimane lì, ti prego. Non ci credo. Qui non è uscito, il recupero praticamente è finito. Quindi finirà anche la partita. Tra tipo 3, 2, 1, 0. Bello FIFA 19, bellissimo. Vabbè, direi che mi devo ancora un po' allenare su FIFA, ma poco, come se fosse uscito oggi. No, a parte gli scherzi, ragazzuoli, fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo FIFA 19. Ma a me onestamente sta piacendo, anche se chiaramente devo prenderci la mano, questo mi sembra ovvio. Infatti adesso mi continuerò a fare qualche partita. Intanto vi mando un bacione, lasciate like se il video vi è piaciuto. Video completamente inutile, però non volevo farlo. Never give up, ci vediamo domani con la carriera. Un bacione, bella, regà.